l'asse tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni non esiste, e per capirlo basta vedere ciò che i due pensano della direttrice del dipartimento che coordina i servizi segreti, Elisabetta Belloni. A gennaio la leader di FD era pronta a votarla per il Quirinale, il capo di Italia Viva riuscì a far saltare l'operazione, e se ne vanta tuttora. Oggi lui contesta la decisione della Belloni di opporre il segreto di Stato sulla vicenda dell'autogrill che tanto è piaciuta alla trasmissione Report, e la Presidente del Consiglio ribadisce piena fiducia nella Belloni. Tra Renzi e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, invece, l'assonanza di idee è evidente. L'ultimo gesto ieri, quando il leader d'Italia Viva ha annunciato un'interrogazione a Nordio, affinché faccia luce su uno degli episodi denunciati nella nuova edizione del libro Il Mostro ed intervenga sulla Procura di Firenze. In quel volume, il senatore racconta che Luca Turco, procuratore aggiunto nel capoluogo toscano, ha scelto di non rispettare la sentenza della Corte di Cassazione sul materiale sequestrato a Marco Carraie contenente, tra le altre cose, il mio estratto conto bancario e le mie intercettazioni. Ha deciso cioè di mandare in Parlamento, ossia l'allora presidente del Copasir, Adolfo Urso, senza avere il diritto di farlo, del materiale acquisito in modo illegittimo e che secondo la Cassazione avrebbe dovuto restituire all'avente diritto senza trattenimento di copia dei dati. Una scelta di rara gravità, scrive Renzi. Turco è l'uomo dell'arresto dei miei genitori, dei processi a mezza famiglia, dell'indagine Open. E di molto altro. Possibile che un inquirente possa decidere di non rispettare una decisione della Cassazione? Domanda che non si sono posti né il CSM, né la Procura di Genova, che ha competenza sui colleghi toscani, né chi ha preceduto Nordio, ossia Marta Cartabia. E alla quale adesso, fa sapere l'ex sindaco di Firenze, dovrà rispondere il guardasigilli della Meloni. Che è la Corte di Cassazione che dice distruggete quella roba e loro se ne fregano. È una cosa enorme e su questo ho firmato un'interrogazione al ministro della Giustizia Nordio. Scusa ministro, fammi capire, è legittimo che un PM riceva una sentenza e non la consideri? Nell'interrogazione, che dovrebbe essere depositata oggi, Renzi chiede a Nordio cosa voglia fare e se intenda intraprendere azioni sulla Procura di Firenze. Sarà interessante vedere cosa risponderà il guardasigilli. Proprio una frase di Nordio, questo libro dovrebbe essere studiato alla Scuola Superiore della Magistratura, campeggia sulla copertina del volume di Renzi, che ieri ha definito il ministro della Giustizia un signor magistrato, inattaccabile. La scelta migliore fatta da Giorgia Meloni. Lo misureremo.